A Napoli le associazioni, gli enti o i privati cittadini possono adottare un'isola verde. L'iniziativa nasce dall'esigenza dell'amministrazione comunale di conservare e migliorare le aree a verde in maniera ottimale anche attraverso la partecipazione diretta e senza fini di lucro dei cittadini. È stata la volta questa mattina di Piazza Trieste Trento e dell'Aiuola che circonda la Fontana del Carciofo. A prendersene cura con un intervento di riqualificazione e la messa a dimora di nuove piante è stato lo storico Caffè Gambrinus. Siamo nel cuore della città, una fontana storica e un caffè storico che adotta questa aiuola. Puntiamo molto a questo sistema di coinvolgimento e di partecipazione, chiaramente per due ordini di motivi. Uno, perché abbiamo pochissime risorse e quindi dobbiamo chiedere uno sforzo a tutta la città. E in secondo luogo perché quando i cittadini e le associazioni e i commercianti adottano l'aiuola, la governano e la controllano. Sul sito istituzionale del Comune è possibile prendere visione del regolamento per l'affidamento degli spazi destinati a verde pubblico del Comune di Napoli e prelevare il modello per fare richiesta di affidamento.